Allora, affrontiamo le ultime ore insieme di questa settimana, sempre con qualche esercizio d'esame, quindi oggi approcciamo questo tema d'esame di 2 anni fa circa, perché ci permette di giocare con cose diverse, nel senso che l'esercizio che abbiamo fatto insieme la volta scorsa era essenzialmente sui grafi, questo invece lo scopriremo nel turno B e nel turno C. Adesso non so quanto riusciremo a fare, a finire, siamo così insieme in aula, ma vi invito a provarli sia il turno B che il turno C, soprattutto il punto 2, perché nel turno B si parlava di un algoritmo ricorsivo semplice e vedremo, inizieremo da qua. Nel turno C invece si parla di un algoritmo di simulazione sullo stesso database, che è un database molto semplice, no? In questo caso. Domani ricaviamo anche un po' di tempo per parlare della simulazione della settimana scorsa e poi ovviamente mercoledì avremo l'ultima simulazione d'esame in vista della fine del corso. Ok, allora partiamo da qua. Probabilmente qualcuno l'avrà già visto, l'avevamo già citato la volta scorsa, quindi un pochino siete già preparati. Il fatto che questo database, questo tema d'esame lavorava facendo riferimento a un database che si chiamava Meteo, con una sola tabella essenzialmente di dati molto semplice, tutto sommato, no? Quindi il database era semplice, era un database che avevamo, diciamo così, scaricato dal sito ilmeteo.it, abbastanza utilizzato, che metteva a disposizione, che mette a disposizione dei dati sintetici. Cioè, ciò che voi vedete sul sito, sull'interfaccia, sono dati molto ricchi, molto dettagliati, giorno per giorno, ora per ora, sulle previsioni, ma anche sulle situazioni. Cioè, al di là delle previsioni che possono essere giuste o sbagliate, i siti di questo genere tengono anche lo storico di che cosa effettivamente è avvenuto, cioè di quali sono effettivamente le misurazioni fatte. Nel caso di questo sito, i dati pubblici che erano scaricabili sono in questa forma: località, quindi il nome di un luogo, una data, temperatura media, minima e massima in quel giorno, e poi altri valori, diciamo così, che nel testo ci interessano di meno: il punto di rugiada, l'umidità relativa, la visibilità, la velocità del vento, minima, media e massima, le eventuali raffiche di vento, pressione atmosferica sul livello del mare. E le ultime tre colonne sono, diciamo così, poco utili o poco affidabili, perché pressione media e pioggia vedete che sono sempre a zero, e fenomeni quando c'è, è quasi solo pioggia o temporale, ma qualche volta nebbia, ma non è molto esplicativo. Poi soprattutto non ha un formato particolarmente utile, perché è fatto da una serie di parole separate da spazi, che non è il massimo, diciamo così, nel mondo dei database. Dicevo, sono dati molto sintetici, molto approssimati. La temperatura viene data alla precisione del grado, non del decimo di grado, come di solito, come minimo, no? Occorrerebbe fare. Però vabbè, insomma, sono dati di cui ci possiamo accontentare. Allora, cosa ci chiedeva questo esercizio? Ci diceva innanzitutto che le informazioni presenti nella base dati sono relative alle città di Torino, Milano e Genova, e coprono tutto e solo l'anno 2013. Quindi ho fatto un'estrazione di 3 città in 3 anni completi, 2013, perché questo esame è stato dato nel 2014, quindi 2013 era l'ultimo anno completo su cui lavorare. Quindi sappiamo già che copre un anno, e ho estratto 3 città solamente. Allora, noi cosa dobbiamo fare? La prima cosa è molto semplice: permettere all'utente di inserire un valore di un mese, tra 1 e 12 ovviamente, sottinteso nell'anno 2013, e visualizzare il valore dell'umidità media in ciascuna delle città presenti nel database. Quindi alla fine devo visualizzare 3 numeri: la umidità media nel mese selezionato a Torino, l'umidità media nel mese selezionato a Milano e altrettanto a Genova. L'unico diciamo così, in toppo o punto su cui non farsi ingannare è che qui c'è scritto in ciascuna delle città presenti nel database.
ricordo, no? Errori o comunque strade sbagliate che sono state prese all'esame di persone che facevano una query umidità Torino, un'altra query umidità Genova, l'altra umidità Milano, no? Allora, costa molto meno fatica ed è molto più generale fare ciò che c'è scritto qua, le città presenti nel database, che poi noi sappiamo che siano tre, va bene, ma potrebbero anche non essere tre, potrebbero anche essere 18. Allora, perché fare del lavoro cablato su tre singole città quando io posso, devo dire, con meno codice, fare una procedura che automaticamente mi vada a stampare i valori per tutte le città che ci sono, quante esse siano, non mi importa, so che sono tre, è un'informazione che non sono obbligato a usare in questa fase, anzi, il testo mi suggerisce non usarla, vai a vedere ciò che c'è nel database e stampa quello, vivi meglio. Cioè, in questo primo punto, almeno in questo primo punto, il programma non ha bisogno di sapere quante sono le città nel database. Non sapendolo riesce tranquillamente a risolvere il tutto. Quindi vediamolo come un punto di forza a nostro vantaggio. Se riusciamo a fare a meno di un vincolo in più, meglio, no? Cioè, meno lavoro da fare, meno controlli da fare, eccetera, eccetera. Ok? Allora, partiamo da questo, così ci riscaldiamo, essendo anche lunedì mattina, e poi passiamo subito dopo al secondo punto, che cominciamo magari a leggere, così in background, mentre risolviamo il primo, cominciamo a pensare al secondo. A questo punto dice: sapendo che nel database sono presenti tre città, e quindi da questo momento in avanti non posso più far finta di niente, esplicitamente so che sono tre, supponiamo che un tecnico debba compiere delle analisi tecniche, scusate la ripetizione, in ciascuna delle città all'interno del mese selezionato. Cioè, questo tizio qua in quel mese deve girare tra queste tre città. Le analisi che deve fare hanno un costo per ogni giornata. Giornata di lavoro, la faccio a Torino, l'altra la faccio a Milano, l'altra la faccio a Genova e viceversa. Determinato dalla somma di due contributi. Un fattore costante C, presente ogni qualvolta il tecnico si deve spostare da una città, si deve spostare da una città all'altra in due giorni successivi. È un fattore variabile proporzionale all'umidità della città del giorno. Questa è una bufala, non abbiamo trovato nulla che avesse senso per cui il costo dovesse essere proporzionale all'umidità, però tanto per avere una variabile dentro il processo. Si trova la sequenza delle città da visitare in ciascun giorno tale da minimizzare il costo complessivo, rispettando il vincolo che in nessuna città si possono spendere più di 12 giornate anche non consecutive all'interno del mese, sottinteso. Cioè, cosa vuol dire? C'è questo tecnico qua che deve fare dei lavori, lui lavora 30 giorni del mese, 30, 31, quanti sono, e ciascun giorno deve scegliere in quale città andare. Supponiamo che lui abbia la sfera di cristallo e quindi sappia qual è, anche in anticipo, quali sono i valori dell'umidità relativa nelle varie città, e quindi potrebbe, visto che il costo del lavoro che deve fare è proporzionale all'umidità, lui potrebbe prevedere che domani mi conviene essere a Genova che c'è meno umidità rispetto a Milano e quindi il mio costo è minore, se non che ogni volta che si sposta da una città all'altra deve pagare il costo di trasporto. Ok? Quindi noi abbiamo due, se vogliamo, approcci opposti che potrebbero dire: io tecnico cerco di minimizzare i costi di trasporto e quindi faccio i primi 10 giorni a Torino, gli altri 10 a Milano, gli altri 10 a Genova, punto, e quindi avrò solamente due volte il fattore C. Alla fine dei primi 10 giorni a Milano devo spostarmi a Torino, allora pago un costo di trasporto e così via, però a questo punto subisco in modo casuale, no, il costo dovuto all'umidità. L'altro potrebbe essere: no, ogni giorno vado nella città dove c'è meno umidità. Però a questo punto, quindi minimizzo il fattore K per U, la somma di fattore K per U, ma subisco in modo così incontrollato i costi di trasporto, perché magari capita che un giorno mi devo spostare. Allora, ci chiedono di trovare un algoritmo che ottimizzi questa funzione di costo, cioè alla fine del mese spendo il meno possibile. E la spesa è data dalla somma dei C più i K per U in ogni giorno. Okay? Quindi devo trovare la combinazione migliore, con un vincolo in più, è che ovviamente devo le tre città visitarle in modo uniforme,
e quindi nessuna delle tre città deve essere visitata più di 12 volte. Avrei anche potuto dire che nessuna delle città deve essere visitata almeno 10 volte, qualcosa di questo genere. No, 10 no, perché con febbraio ci frega, almeno 9. Cioè, è un limite per dire, sì, visto che il mese non sono obbligato a spezzarlo esattamente in 3, 10, 10, 10 o 10, 10, 11, ti do un minimo di flessibilità, però non puoi spendere più di 12 giorni nel mese, anche non consecutivi, nella stessa città. Ok, allora questo è il lavoro che faremo dopo. Leggendo questo mi viene in mente un approccio ricorsivo, perché ho tante possibili combinazioni, tante possibili tipologie di viaggi e di attività nel mese, e devo scegliere quella migliore, quella per cui la funzione di costo è più bassa. Ok, mentre, come dicevo, nel background della mente pensiamo a questo algoritmo, cominciamo a predisporci essenzialmente la parte che ci serve, ossia andare a leggere da questo database i valori dell'umidità. Tra l'altro, se guardate che l'umidità media qui ce la chiede a livello di mese, qua sotto la stessa umidità media mi serve a livello di giorno, quindi se sono un tantino lungimirante, quando faccio il punto 1 già magari mi leggo le cose che mi servono. Ok, veniamo al progetto. Allora, io qui, come sempre, parto dal progetto base, esattamente quello che avevo dato all'esame, ho solamente aggiornato le librerie, le versioni delle librerie che ci sono in questo progetto che è pubblicato su GitHub rispetto a quello che c'era 2 anni fa, ma per il resto è identico, quindi non ci è toccato nulla, esattamente ciò che c'era all'esame. Quindi abbiamo una interfaccia grafica di questo genere, in cui scelgo il mese, calcolo un bottone per il calcolo dell'umidità e poi un altro bottone per il calcolo della sequenza ottimale della città, che sarebbe il secondo punto, no? Quello con l'algoritmo ricorsivo. Qui è una classe controller che per ora è vuota, non ci sono neppure ancora, a una prima ispezione, a una prima occhiata, non ci sono neppure ancora gli event handler associati ai bottoni, quindi mi conviene andare prima di tutto a completare questa qua, si chiama box mese e va bene così. Questo si chiama button umidità, ma soprattutto mi serve un action do umidità. Poi abbiamo quest'altro bottone a cui devo giù calcola, scusate, definire un gestore d'evento, questo si chiama text result e poco altro. Ok. Quindi salviamo questo fxml, ci prendiamo il controller aggiornato con anche il gestore d'eventi e siamo pronti a cominciare. Ok. E questo lo mandiamo in pensione perché non ci serve. Facciamo aprire l'fxml. Ok, quindi la prima cosa, proviamo a seguire nell'ordine in cui l'utente userà queste funzioni, la prima cosa è popolare quella tendina con i mesi da 1 a 12. Va bene, questa è l'informazione che ci dà il testo, è che abbiamo un anno completo, un anno intero. Quindi non dobbiamo, lo sappiamo già, non dobbiamo andare a guardare il database per vedere se per caso no, ci sono dei mesi mancanti o no, come invece la settimana scorsa abbiamo fatto sulle biciclette. Quindi possiamo direttamente popolare questa tendina con i numeri da 1 a 12, non ci pensiamo più. Quindi queste cose qua potrebbero essere degli interi o degli oggetti mese, come volete, come preferite. Facciamo un sondaggio, metto integer o metto month? È uguale, non cambia niente. Volete month? Mettiamo month. Il testo ci diceva inserire il valore di un mese, quindi lo possiamo scegliere come vogliamo.
Allora, mount come già abbiamo fatto la volta scorsa, è java.time, e questa choicebox questa volta la popoliamo, la possiamo popolare tranquillamente nel metodo initialize, perché come dicevamo non abbiamo bisogno dell'accesso al modello e quindi al database per poter sapere che i mesi sono 12. Quindi andiamo a... Dunque dobbiamo dalla enum dei mesi estrarre tutti i valori. Quindi month m in punto c'è un value set values, eccolo qua. Cioè io vado a estrarre dalla classe mount, che ricordiamo è un'enumerazione, col metodo statico values, questo fare un array, una collection dei valori che ha. Valori sono oggetti di tipo mese, cioè una collection sa quali sono i valori leciti al suo interno. Quindi anziché dovermi raggiungere io a mano, dovermi creare l'oggetto mese partendo dall'1, partendo dal 2, partendo dal 3, cosa che potrei fare, no? Ho queste due possibilità: o mi faccio dire dall'enumerazione dimmi quali sono i tuoi membri e lui me li dà e io li aggiungo, oppure potrei usare metodo of per dire allora aggiungo mese.of di 1, poi aggiungo month.of di 2, poi aggiungo month.of di 3 in un ciclo. Mi sembra più veloce questa, anzi addirittura c'è il rischio di non dover neppure fare il ciclo, dove è andato? Direi che non mi serve neppure fare un ciclo, perché basta dire alla box mese punto get items punto add all month punto values. Ok. Se avessi scelto integer avrei dovuto qua aggiungerci i numeri da 1 a 12, un piccolo ciclo. Vediamo se funziona. Allora, eccolo qua. Quindi a sforzo, non dico zero, ma una riga di codice, abbiamo popolato la tendina. Poi l'altro passaggio è quello di estrarre questa umidità media in ciascuna delle città presenti nel database. Vediamo un attimo se ci hanno dato dei bin utili. C'è un bin situazione che contiene, vabbè, a questo punto tutti i campi della tabella. La data è un oggetto java.util.date. Colpa mia, nel senso che nel 2014 non c'era ancora già, non è colpa mia, nel 2014 non c'era ancora java.time, eravamo Java 7, quindi ciò che avevamo imparato, no, come gestione delle date non c'era ancora. E per questo bin usava ancora il tipo java.util.date. Adesso la colpa mia è che non me ne sono accorto ieri, non l'ho modificato. Di sicuro mi conviene questo bin andare a modificarlo e usare non questo brutto signore, ma una local date. Ricordiamo che dato ci serve, questo è il dato. No? La tabella situazione comprende questi campi, il campo data è una data pura, data senza ora. Quindi un local date ci sta bene. Ovviamente bisognerà correggere paio di istruzioni e basta. Già che ci siamo, verifichiamo se ci sono già degli altri metodi. Allora, qui c'è il costruttore ovviamente che va modificato. Ecco, non ci sono né stable né equals né compare to eccetera, quindi ricordiamoci se ci dovessero servire
dobbiamo ricordarci di aggiungere. Quindi c'è già questo signore, vediamo nel database se abbiamo dei metodi utili. C'è uno stupidissimo getAllSituazioni che legge tutto il database all'interno di un'unica lista. Quindi possiamo partire da qui. Ricordiamoci che abbiamo modificato il tipo della data. Dal database leggiamo un valore, dobbiamo leggerlo col metodo getDate, che mi restituisce sempre un java.sql appunto getDate appena compare riesco a farlo scomparire. Ecco, il metodo getDate mi restituisce sempre java.sql.date. Noi invece vogliamo un localDate, ma per fortuna c'è il metodo in Java 8 toLocalDate che ci permette di convertire al volo il dato appena l'abbiamo letto dal database subito in un localDate. Quindi questa, se vogliamo, è l'unica modifica da fare. Vabbè, questo è un metodo del DAO che già, se vogliamo, possiamo cannibalizzare. Sicuramente quello che potremmo fare è fare per velocità una query che ci dia già il risultato che ci serve, se vogliamo. A noi cosa serve? Dicevamo, la umidità relativa, media, umidità media, quindi è il campo umidità, si chiama solo così, della tabella, in ciascuna delle città presenti. Quindi, se vogliamo, la cosa più veloce è farci una query che calcoli esattamente questo. E come? Nel mese selezionato, ovviamente. E come? Vabbè, se lo vogliamo fare in SQL, dobbiamo calcolare la media dell'umidità per ogni città, nella tabella ovviamente situazione, dove il mese uguale 4, attenzione che mese non esiste, l'ho solo messo così per pensarci da un secondo, e group by località. Questo mi dà faccio fare direttamente dal database la media, visto che mi serve l'umidità media. Se mi servisse una statistica diversa, mi servisse, non so, la deviazione standard oppure qualche altro valore calcolato, in SQL non lo posso fare, allora mi dovrei leggere tutti i dati e poi calcolarmelo in Java. Però visto che mi chiede semplicemente una media, sono pigro, lo faccio fare al database. E poi questo select località, group by località mi darà tante righe quante sono le località distinte tra di loro. Magari mettiamoci ancora un distinct. Vabbè, c'è già il group by, non dovrebbe servire, scusate. Ok, mese. Adesso noi dobbiamo filtrare non per data, ma noi conosciamo solamente il mese, cioè ci hanno chiesto il mese di aprile. Come faccio a chiedere al database in SQL di filtrare solamente le righe corrispondenti a quel mese? Allora, ci sono due modi che mi vengono in mente, meglio, il primo modo che mi potrebbe venire in mente è la via faticosa, cioè dire io non ho un dato mese, ho un dato data, un campo data. Quindi se voglio il mese di aprile potrei dire che la data è maggiore o uguale del 1 aprile 2013, and data è minore o uguale
del 30 aprile, non è aprile, non gennaio. No? Questo è un modo. Dammi solo quelli la cui data sia compresa tra il 1 aprile e il 30 aprile di quell'anno. E dovrebbe venire. Mi dice Genova, Milano, Torino, questi valori medi. Quindi è facile. La cosa che invece però ci darebbe molto mal di pancia è tirar fuori queste due date, calcolarle. Cioè noi ciò che abbiamo è 4, il mese di aprile. Allora noi dovremmo costruire un oggetto date, un oggetto local date, che ha come anno 2013, fin qui ci siamo, come mese 4 e poi il primo e l'ultimo giorno di quel mese, da mettere come parametri in questa qui di qua. Non è impossibile, però richiede un attimo di attenzione, perché i mesi sono tutti diversi ovviamente, e quindi dipende anche dall'anno. In questo caso siamo fortunati, se vogliamo mettere questa conoscenza nel codice, cosa che io eviterei, sappiamo che il 2013 non era bisestile, un pochino si semplifica perché è un anno dispari. Ma in realtà c'è un modo diverso di ragionare. Cioè, dicendo le tabelle, che cosa vogliamo? Vogliamo il mese. Allora vogliamo che il mese sia 4. Non ce ne frega niente dell'anno e del giorno. Allora, non è che in SQL c'è una funzione che mi estrae, data una data, mi estrae un mese? Speriamo. Facciamocelo dire. MySQL date month date and then functions reference manual, il primo link e vediamo un po', c'è month, restituisce il mese della data passata come parametro. Fantastico. Select month, data una data, mi dà il numero da 1 a 12. Quindi l'altro modo più semplice è quello di dire, fatemi commentare questo, semplicemente month di data uguale 4. Le funzioni in SQL le posso applicare sia ai select, ai valori estratti, cioè se estraggo un valore gli applico una funzione, ma sia anche ovviamente le condizioni. Quindi io non filtro direttamente sul campo data, filtro su una funzione applicata al campo data. E il risultato ovviamente è lo stesso. Ok? E a noi crea meno fatica, perché dobbiamo semplicemente passare quel numerino che abbiamo già, perché è quello che ci dà la tendina. Dal punto di vista, qui non ce ne frega niente dell'efficienza, perché sono pochi dati, ci sono pochi dati, ma in generale immaginiamo un database più grande, come ragionamento generale. Dal punto di vista dell'efficienza, tendenzialmente applicare una funzione è negativo, perché se io ho la data e so già di fare probabilmente molte ricerche per data, nel database creerò un indice sulla colonna data, no? In modo da sveltire queste ricerche. In questo caso, in questa tabella qua, in questa tabella non c'è nessun indice, quindi non ci preoccupiamo. Allora, se io avessi un database con la data indicizzata, queste query qua sono molto rapide da fare, perché l'indice già mi dà gli elementi in ordine e quindi il database, se è furbo, no? Riesce a usare l'indice per velocizzare la query e estrarre solamente gli elementi che gli servono. Mentre invece l'applicare una funzione a un campo, ho applicato una funzione, il database come fa a sapere che funzione ho applicato? Quindi molto spesso non può, anche se in questo caso specifico l'indice potrebbe ancora essere usato se avessi indicizzato per data, perché comunque dire che il mese è 4 mi dà un certo range,
ma il database come fa a sapere che non ho più anni diversi? Cioè questa query qua, se io avessi 10 anni diversi, mi dà l'aprile di ogni anno, di ciascuno dei 10 anni. Quindi non mi dà un range consecutivo di date. Quindi non può fare questo tipo di ragionamento, diciamo così, ottimizzato dal punto di vista dell'accesso ai dati. E quindi il database è costretto, tra virgolette, a fare un'escansione sequenziale della tabella. Quindi ogni qualvolta applichiamo una funzione ai dati, soprattutto nella clausola WHERE, non tanto nella SELECT, perché nella SELECT ormai applico la funzione dopo che il dato l'ho già trovato. Ma nel WHERE, ogni volta che filtro non rispetto a un dato, ma filtro rispetto a una funzione calcolata su un dato, sto impedendo in qualche modo al database di usare un indice, salvo che il database sia particolarmente evoluto, ma non è questo il caso. Quindi se io avessi preoccupazione di avere molti dati da gestire, vabbè, allora preferirei questa versione, questa che qua abbiamo commentato, indicizzando la colonna data sulla tabella, no? Creando un indice sulla tabella e facendo un pochino di fatica in più in Java per costruire queste due date. Magari è più comodo costruire il primo giorno del mese successivo e mettere un minore anziché un minore uguale, così ci togliamo dai piedi la variabilità dell'ultimo giorno, no? Ma con i metodi di local date tutto sommato è facile. Se invece non ho questo problema di prestazioni, è più comodo quest'altro. Quindi anche qua, come sempre, purtroppo abbiamo imparato che non esiste mai la risposta giusta o unica. Ok, ci accontentiamo di questa, tranne questa parte commentata, fatemela mettere sotto solo per ragioni di copia e incolla, e ci creiamo un metodino nel DAO. Fatemi copiare questo scheletro e quindi non lo chiamo get all situazioni, ma get umidità media di un certo mese M. Ovviamente l'oggetto che ritorna non è una lista di situazioni, ma mi devo creare un piccolo oggettino che memorizzi l'informazione che mi serve, cioè una stringa per la città e un numero reale per l'umidità. Quindi teniamo sospeso questo, ci creiamo in un piccolo bin umidità città, abbiate pietà, lunedì mattina non ho fantasia, che ha un campo località e un campo reale umidità media. Vabbè, completiamo il bin semplicemente, il costruttore, getter setter, source. Ok, e questo è l'oggetto che dobbiamo restituire nel nostro metodo del DAO. La stringa SQL, cioè la query che dobbiamo ottenere, dobbiamo eseguire, è questa. Dove ovviamente il mese non è 4, ma sarà il punto interrogativo, il parametro. Ok, quindi select località, average, umidità, frustrazione, where mandi data uguale parametro. Prepare statement, e poi in questo prepare statement abbiamo un statement.set int, il primo parametro è l'unico parametro con un intero che corrisponde al mese, quindi m.getValue, il valore intero da 1 a 12 del mese.
eseguo la query e per ogni risultato, qui devo buttare via quasi tutto, creo un oggetto umidità città passandogli questi due valori che sono, il primo è, dunque il costruttore devo mettere prima la qualità e dopo l'umidità, quindi resultset.getString località e il secondo è getDouble umidità. In realtà non è vero, perché le colonne non si chiamano località umidità ma si chiamano average umidità, quindi è opportuno rinominare la colonna. Chiamiamola umidità media. Così abbiamo un nome che ci siamo scelti noi per la colonna. E quindi lo aggiungiamo qua. Mettete gli spazi sempre. E qua. E quindi aggiungiamo alla lista questo oggetto appena creato. Chiudiamo la connessione e restituiamo la lista. Quindi semplicissimo standard, diciamo così, metodo del DAO a partire da questa query. A questo punto, visto che fa tutto il database, ci serve, a rispettare il nostro pattern di programmazione, ancora un modello che non farà altro che chiamare questo metodo del DAO, perché non c'è per il momento nulla di più da fare. Quindi il modello non esiste ancora qua, lo possiamo creare ad esempio in questo package bin, che per il momento non ci serve un granché, ma sappiamo che ci servirà dopo, dovendo fare procedura ricorsiva, sicuramente avremo bisogno dei dati su cui lavorare. Però per il momento, dicevo, nel modello ci metto solamente un metodo che faccia da schermo per il metodo getUmidità_media, quindi di fatto gli do anche la stessa signature e ribalto sul DAO questa richiesta, quindi meteo DAO. Uguale new meteo DAO DAO.return DAO.getUmidità_media a partire da M. Quindi solo perché ci siamo dati la regola che nel controller non vogliamo chiamare i metodi del DAO direttamente. A questo punto il controller, un paio di passaggi ci servono ancora per importare, per, diciamo così, farsi passare l'istanza della classe modello in modo da poter chiamare questo metodo, e il resto è fatto. Quindi il modello lo creiamo come sempre nel main model uguale new e poi controller.setModel, ovviamente il metodo setModel non esiste, dobbiamo crearlo, che altro non sarà che this.model. this.model uguale model, dove this.model è una variabile che non esiste ancora, ma la creiamo. Facciamo creare l'eclipse se vogliamo. Quindi adesso abbiamo lassù, non è andata, la variabile model che abbiamo impostato qua nel main. Dovremmo avere tutti gli ingredienti che ci servono
per il metodo d'umidità. Quindi il metodo d'umidità innanzitutto estrae il valore selezionato dall'utente, controlla che esista, se l'utente non ha selezionato nessun mese non va bene, se invece m è diverso da null sarà un valore lecito di un mese e lo posso usare per ottenere la lista di città umidità, come si chiama? Umidità città. Lista in java punto lista uguale model.get umidità media del mese M. Devo importare tutti i package, java.util e meteo.p. Quindi qua eseguiamo la query, se tutto va bene stampiamo il risultato. Sarà u.get località e la umidità media sarà u.get umidità. Magari ci mettiamo anche davanti il mese che abbiamo selezionato, tanto per rendere più facile il debug. Più m punto toString. Più a capo. Più il carattere di a capo. Ok. Allora, a occhio e croce dovrebbe andare, verifichiamolo subito. Umidità, se non seleziono nulla, mi dice che devo selezionare un mese, se seleziono un mese di aprile, si pianta, benissimo. Perché? Can't get connection, access denied, ok. Ho sbagliato, non ho aggiornato la password, esatto. Riproviamoci con la password giusta questa volta. E questi dovrebbero essere gli stessi numeri che vedevamo prima. 73.3, 76.3, 76.2. Ok, adesso veniamo, dubbi fin qua? Veniamo alla parte interessante. Sempre su questo mese, no? Ci diceva il testo, dobbiamo
calcolare la versione ottimale del piano di lavoro del tecnico di luce. Allora, prima di buttarci nel codice, abbiamo già prima osservato che questo probabilmente si presta a essere risolto in modo ricorsivo. Allora cerchiamo di impostare questa ricorsione, no? Come facevamo un mesetto fa. Cioè chiediamoci che cosa stiamo costruendo passo passo nella nostra procedura ricorsiva. Chiediamoci com'è fatta la soluzione finale. Cioè che cosa vogliamo? Alla fine, se io avessi la bacchetta magica, ti direi ok, dammi, calcola nel modo ottimale questo. Cos'è questo? Questo per me è un, diciamo, un array, una lista, adesso poi ci mettiamo come farlo, non mi importa, di 30 posizioni, 31, 28, tanti quanti sono i giorni del mese, in cui in ciascuna casella c'è scritto una città. Questo è il risultato che vogliamo. Ok? Una lista, o una mappa, o un array, poi lo decidiamo, che ad ogni giorno del mese faccia corrispondere una città. Città come stringa, città come numero 1, 2, 3, non pensiamoci ancora, ok? Questo è ciò che vogliamo. Allora, mi immagino un mese di aprile in cui il primo giorno c'è scritto o Torino, Milano, Genova, il secondo giorno c'è scritto o Torino, Milano, Genova, il terzo giorno e così via. Allora, posso impostare la ricorsione facendo costruire ad ogni livello della ricorsione una casella in più di questo vettore. Quindi il primo livello di ricorsione deciderà dove devo andare il primo del mese, il secondo livello di ricorsione deciderà dove devo andare il secondo giorno del mese, il terzo giorno deciderò dove andare il terzo giorno e così via. Quindi la nostra traccia, no, che abbiamo usato per ragionare sulla ricorsione, qual è il passo della ricorsione, lo step? Che cosa succede ad ogni passo? Ad ogni passo corrisponde a un giorno del mese, un giorno in più. Cos'è una soluzione parziale? La soluzione parziale è un mese nel quale i primi giorni, cioè da 0 a step meno 1, siano già stati assegnati alle varie città e gli altri siano ancora sconosciuti. Cos'è una soluzione totale? È un mese in cui a tutti i giorni si è stata attribuita una società, una città. Qual è la condizione di terminazione della ricorsione? Vabbè, c'è quella facile, cioè ho raggiunto la fine del metodo. E lì posso calcolare, a quel punto, e solo lì, posso calcolare la funzione di peso. In realtà un'altra condizione di terminazione, se vogliamo più prematura, forse potrei averla, mi chiedo, sapete che non siamo liberi nello scegliere le città, quindi ogni città può essere scelta al massimo 12 volte, però non mi sembra che possa mai capitare, se scelgo bene le città, che io non abbia più scelte possibili prima di finire il mese, perché 12 più 12 più 12 fa 36 e i mesi sono tutti più brevi, no, quindi direi che arrivo sempre alla fine del mese. Allora, proviamo a scrivere queste in modo un pochino per punti queste osservazioni. Allora, la prima osservazione, abbiamo detto, il risultato della ricorsione, oppure sì, il risultato è un vettore di 28 barra 30 barra 31 elementi in cui ciascun contiene la città in cui recarsi in quel giorno. Questo è il nostro risultato. Quindi esempio,
è un vettore in cui abbiamo scritto Torino, Milano, 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 Genova, Genova, Torino, eccetera. Quindi il passo della ricorsione step sarà il giorno del mese a cui sono arrivato. Quindi i giorni, allora qui facciamo attenzione con gli 0, con gli 1, normalmente diciamo al passo 4, step uguale 4, ho riempito le posizioni 0, 1, 2, 3 e devo riempire la 4. Qui i mesi non partono da 0, però partono da 1, facciamo solo attenzione a questo piccolo dettaglio, sennò poi ci scattano fuori gli errori. Quindi i giorni da 1 a, lasciamo pure step meno 1, sono già selezionati, sono già definiti. Il giorno step è da definire in questo livello della ricorsione. I giorni da step 1 in avanti non mi interessano, dove step è una variabile che va da 1 a 28, 30, 31, dipende dal mese. Giusto? Quindi noi abbiamo una soluzione parziale se nell'esempio step uguale 3 sarà fatta così: giorno 1 ho deciso Torino, il giorno 2 ho deciso Milano, se step uguale 3 il giorno 3 è da decidere e dopo non mi interessa, è ancora vuoto. Sì. Non ho capito, scusa. Il costo sono 100 euro e il K è 1 euro ogni punto percentuale. Può darsi, può darsi. Però il K per U si somma ogni giorno. Quindi se io ho 5 giorni, 6, in cui in una città ho 5-6 gradi percentuali di umidità più in più rispetto a te, se nella prossima settimana so che a Genova ci sono costantemente ogni giorno 5 gradi di umidità, 5 percentuali di umidità in meno, 5 per 5, vabbè, 25 in questo caso, tanto i giorni li devo comunque fare. Quindi può darsi, però tu stai dicendo, io questo problema me lo sto risolvendo a mano, me lo so risolvere a mano. Può darsi che in questo caso le soluzioni ottimali siano quelle in cui ci siano due soli spostamenti. Può darsi. Se ci fossero dei mesi in cui magari c'è un salto di umidità più forte, la soluzione potrebbe coinvolgere più di due spostamenti. Io al momento non sono in grado di dirti, sono d'accordo con te, guardando i dati sembra ragionevole che non abbia senso fare più di due spostamenti. Però da lì a mettere la mano sul fuoco del tipo che la soluzione è ottima, come voce sempre due spostamenti, io non lo so fare. Soprattutto non senza conoscere i dati a priori, cioè senza essermelo risolto a mano prima.
Se questo 1 diventasse 10 cambia tutto. Quindi cerchiamo di non dipendere troppo da questa ipotesi. Ok. Allora, l'unica cosa a cui bisogna fare attenzione è che questa è la posizione 1, questa è la posizione 2, perché questa è la posizione 3, lo step 3. Se decidessimo di mettere questa cosa in una list, la lista mi dice che il primo elemento è nella posizione get di 0, no? Quindi facciamo solo attenzione a non inciamparci nel più 1 meno 1 tra il valore del mese e la posizione della lista, ok? È una stupidaggine, però magari uno pensa alla ricorsione e si dimentica questo dettaglio, no? Quindi a questo serve. Quindi step 1 Torino, step 2 Milano, se è un array list, la posizione 0 corrisponde allo step 1, la posizione k corrisponde allo step k più 1. A questo punto, le condizioni di terminazione è quando step uguale a di nuovo 28, 30, 31. Possiamo togliere dai piedi questa cosa qua? Possiamo definire una cosa che chiamiamo, fatemela chiamare così, last day of month. Numero dell'ultimo giorno utile del mese selezionato. 28, 30, 31. Così, quando io scrivo già due volte la stessa cosa, qui lo stavo scrivendo tre. Allora, quando lo step è uguale all'ultimo giorno del mese più 1, perché quando lo step è uguale all'ultimo giorno del mese non ho ancora finito, perché mi dice, no, cosa mi dice? Il giorno step è da definire in questo livello della ricorsione. Quindi se il giorno step è l'ultimo giorno del mese, è il 30, beh, il 30 devo ancora decidere cosa fare, non ho ancora finito. Metto un 30, metto a posto il 30, rifaccio la ricorsione, quando arrivo al 30 più 1, nel caso in cui il mese di aprile, no, ci sono 30 giorni, ho finito. Questa è la condizione di terminazione della ricorsione. Non devo più fare ricorsione, devo andare a analizzare la funzione. Giusto? Quindi, a livello di codice, avremo una funzione che lavora su questa lista, quindi come parametro riceve la lista, riceverà lo step che via via si incrementa, e dovrà conoscere ovviamente qual è la fine del mese. Quindi è una funzione, io mi sto immaginando una funzione ricorsiva che ha questi tre parametri. Più ovviamente deve avere accesso al database dell'umidità, che serve qui nella condizione di terminazione. Cosa devo fare alla terminazione? Alla terminazione calcola la funzione di costo, e se è migliore della precedente memorizza la soluzione trovata. Allora, nel calcolo della funzione di costo ovviamente mi serve avere accesso ai dati. Quali dati? Dell'umidità di ogni giorno in ciascuna città nel mese selezionato, quindi mi serve. Quindi questo calcolo della funzione di costo me lo vedo già come una funzione separata, perché questa qui, poverina, dovrà andare a sfrugliare nel modello, trovare quali sono i giorni, la città, eccetera. Vediamo poi se farla per scansione, se farla per... Io ovviamente dentro la ricorsione non lo faccio con una query, perché sono ammasso il database.
mi leggo i dati prima, poi capisco come organizzarli in modo da ottimizzare una funzione di costo. Ma in realtà l'unico punto, no, in cui mi serve la conoscenza delle unità relative è qua, quindi in un'altra funzioncina. Mi manca ancora l'ultima cosa, che è la generazione delle soluzioni dello step successivo. Allora, la generazione delle soluzioni dello step successivo è aggiungi, prova, diciamo così, ad aggiungere nel giorno step ciascuna delle tre città. Purché non abbiano ancora raggiunto le 12 presenti. Cioè, prova aggiungere Torino, fai ricorsione, togli Torino. Aggiungi Milano, fai ricorsione, togli Milano. Aggiungi Genova, fai ricorsione, togli Genova. Qui è lo schema normale. In realtà devo prima controllare se Torino ha già avuto 12 presenze, non provare più ad aggiungerla. E così via. No? Quindi questo prova ricorsione, togli, prova aggiungi, ricorsione, togli, lo devo fare solamente se le città considerate sono già state usate all'interno del vettore minore di 12 volte, quindi da 0 a 11 volte. Allora posso provarci. Se no non ci devo più provare. Anche qua come lo calcolo posso fare in modo più o meno efficiente, ma questa è l'idea. Aggiunto le 12 presenze. Questo è un po' più furbo che non dire la metto comunque dentro e quando arrivo alla condizione di terminazione conto e butto via tutte le soluzioni in cui ci sono 28 giorni a Torino. No? È facile non generarle queste condizioni malate. Se fosse più difficile non generarle, direi vabbè, le genero lo stesso e le butto via alla fine, mi accorgo alla fine che non sono valide. No? Però in questo caso significa semplicemente contare. Ok, direi che questo è il ragionamento che abbiamo imbastito, si tratta di tradurlo in codice. Allora, tradurlo in codice per me significa lavoriamo dentro il model, così diamo qualcosa da fare. Innanzitutto cominciamo a definire i metodi che ci servono. Allora, la procedura ricorsiva propriamente detta, dicevamo, è quella che lavora sul passo, quindi sarà una procedura privata, interna al modello, non la chiamo da fuori, poi avrò ovviamente un metodo esterno da chiamare, che però è un'interfaccia più comoda, che inizializza la ricorsione. Allora, a questo metodo cosa facciamo restituire? Potremmo già fare direttamente restituire la soluzione ottimale trovata, no? La lista delle città. Oppure scegliamo noi che dentro la ricorsione aggiorniamo una variabile distanza del modello e quindi la procedura ricorsiva non ritorna nulla. Ma già che ci siamo potremmo... Allora, qual è la nostra struttura dati? A questo punto dobbiamo scegliere. Allora, io posso scegliere, mi vengono in mente due cose. Una cosa del tipo, una mappa integer string oppure un array list di string. Ammesso di voler rappresentare la città come string. Quale preferite? No. Questa lista di nomi di città la posso rappresentare nei due modi, è indifferente. Da un lato avremo add
remove, nell'altra parte avremo put per aggiungere un elemento. Anzi, può anche darsi che no, non c'è. No, mi chiedevo se ci fosse già un tipo di dato in java.time che memorizzasse semplicemente il giorno del mese e null'altro, ma vedo che non c'è, perché l'unico che c'è è month day, c'è solo month ma non c'è solo day, niente. Quindi lavoriamo con integer, non c'è un tipo di dato più specifico. Allora, usiamo la mappa. Map, integer. Integer string, ricerca. Allora, questa procedura ricerca ricorsiva deve ricevere lo stato della ricorsione, ovviamente, e quindi la mappa su cui lavorare, che sarà lo stato, diciamo, mese, come la chiamiamo questo dato? Il viaggio del tecnico. Poi ci serve lo step, e ci serve sapere qual è l'ultimo giorno del mese, quello che hanno chiamato last day of month. Quindi qui mettiamo java.util. Quindi a livello di scheletro che cosa dovrò fare qua? Se condizione di terminazione, la condizione di terminazione l'abbiamo scritta, step uguale ldom più 1, allora calcola il costo del viaggio. Su tutti i giorni del mese, la calcola costo serve sapere quanti giorni ci sono nel mese, no? O se no itera nella mappa, no, però deve averli in ordine. E poi if costo, se il costo che trovo è minore del minimo costo che ho trovato, allora aggiornerò il minimo costo . Ovviamente il minimo costo sarà una variabile che devo definire nel modello. E poi devo salvarmi la soluzione. Allora, return una copia della soluzione. Lo scrivo in italiano perché non riusciamo a chiudere il codice oggi.
Quindi ci siamo già ipotecati il lavoro per dire ci serve una funzione calcola costo, e se costo è minore ritorna una copia della soluzione, altrimenti ritorna la copia. Cioè io questa funzione ricerca deve ritornare qualcosa in ogni caso, quindi quando arrivo alla condizione di terminazione o ritorno la cosa nuova che ho scoperto oppure ritorno la cosa che già sapevo. Non mi piace tanto fatto così, eventualmente ci ripensiamo meglio domani. E qua se siamo nella condizione di terminazione, invece nel caso normale no, ma non mi piace, scusate, butto via questo perché complica troppo le cose. E ovviamente qua mi salvo meno complicato, invece è meglio così. Quindi se trovo una soluzione di costo minimo mi salvo questo costo, poi ci penserà la procedura principale a darmi un get soluzione, qualcosa del genere. Nel caso normale allora devo fare invece la generazione dei passi successivi, non sappiamo. Allora so già che il vettore da 0 a step meno 1, da 1 a step meno 1, la mappa da 1 a step meno 1 è già piena. Essenzialmente ciò che dovrò fare è if Torino non ha ancora 12 visite, allora provo a mettere Torino. Quindi aggiungerò un giorno allo step. So già che step è un giorno valido, non ho ancora finito il mese, perché sennò sarei stato già catturato nella condizione di terminazione. Ah, scusate, qua bisogna fare un bel return, così non continuo sotto. Se Torino non ha ancora 12 visite, provo ad aggiungere Torino. Quindi viaggio.put nel giorno step di Torino. Poi provo a fare ricorsione con sempre lo stesso viaggio, la stessa mappa, in cui ho aggiunto Torino, al passo successivo, con lo stesso giorno finale. E poi ovviamente, dopo che ho provato a mettere Torino, lo devo togliere. E questo lo faccio tre volte, idem per Milano, idem per Genova. Quindi già io qua mi sto chiedendo se non valga la pena farsi un piccolo array con dentro le tre città, scritte a mano, estratte dal database, poca differenza fa, per evitare di duplicare lo stesso codice tre volte, cambiando semplicemente una stringa in due posti, tra l'altro, perché è qua e qua, quindi sicuramente conviene farlo. E questo è tutto, essenzialmente. Abbiamo un po' di ipoteche, no? Come vi ho detto prima, dobbiamo scrivere la funzione che calcola il costo, dobbiamo scrivere la funzioncina che calcola se Torino ha già avuto 12 volte oppure no, dovremo ovviamente avere una funzioncina che mi calcola qual è l'ultimo giorno del mese, ma nessuna di queste cose direi che ci spaventa, no? Piccola cosa da fare, ma la complessità siamo riusciti a condensarla, a contenerla in una sola idea, che è la procedura ricorsiva. Sì, poi sta mappa bisogna copiarla, ma sono tutte piccole cose, no?
che se c'è chiaro a questo punto che questo algoritmo può funzionare, funziona nel modo giusto, con calma una per volta le mettiamo a posto le informazioni. Ovviamente calcola costo, ha bisogno di dati che dovremo leggere dal database, quindi ci servirà un altro metodo del DAO, non è una cosa che si fa in 5 minuti, ma dovrebbero essere tutti i punti relativamente più semplici, almeno a livello mentale rispetto a questo. Ok? Allora, domani finiamo questo esercizio andando, diciamo così, a risolvere tutti i pezzi che abbiamo lasciato in sospeso. Se qualcuno vuole, come al solito, vi faccio un commit immediatamente su GitHub, quindi potete sia partire dal progetto base che è stato, diciamo così, pubblicato come release, sia se invece vi prenotate il master trovate questo. No, faccio un branch, non nel master, ma faccio un branch. A domani.